Alza il sipario su Citroën C3, la bestseller del marchio francese giunta alla terza generazione. Dopo aver venduto 3 milioni e mezzo di esemplari dal lancio nel 2002, si rinnova per conquistare clienti più giovani e lo fa completamente sia nello stile che nei contenuti tecnologici, puntando sull'originalità e sulla personalizzazione. Il design è inedito, ma gli airbump e i gruppi ottici sono ripresi da C4 Cactus, mantenendo comunque una sua identità. La misura e la forma degli airbump sono pensati più su un uso cittadino, quindi sono un po' più bassi nella portiera, quindi più pensata a quelli che possono essere i piccoli urti nelle aperture delle porte, e sono un po' più assottigliati. E l'abitacolo è proposto in 4 ambienti differenti per scelte cromatiche e finiture. La vettura transalpina è disponibile con i motori 3 cilindri benzina, PureTech e Diesel Blue HDI, con cambio manuale e a breve anche automatico. E poi c'è una novità, la Connected Cam, una piccola telecamera ad alta risoluzione integrata nello specchietto retrovisore centrale, dotata di GPS e 16 GB di memoria, e permette di scattare foto o filmare la strada. In realtà non nasce per essere tutelati in caso di incidente, ma per essere sempre più social, visto che si possono condividere i file attraverso un'app sul telefonino. Comunque, in caso di necessità, salva anche le immagini. Insomma, C3 è un'auto al passo con i tempi e sempre più destinata ai giovani. Quando due icone del Made in Italy, una dell'automobilismo, l'altra della nautica, si incontrano e si scelgono, è inevitabile che esca fuori qualcosa di buono. Il risultato è una scintillante Fiat 500 Riva, che qualcuno osa definire la 500 più bella di tutti i tempi. Disponibile in versione berlina e cabrio, 500 Riva si distingue per l'utilizzo di materiali preziosi. La plancia è in mogano con intarsi in acero, le stesse essenze impiegate nella realizzazione degli yacht Riva. Per realizzare la plancia e dare al legno stabilità, flessibilità e resistenza nel tempo, è stato costruito un guscio in carbonio leggero. Non è stato facile, ma alla fine ce l'hanno fatta gli ingegneri Fiat ad industrializzare un capolavoro di artigianato. In Italia saranno prodotti 500 esemplari, tutti personalizzabili con la targhetta con il numero di produzione e il nome di battesimo, come su un vero motoscafo. La livrea era immaginabile, un blu sera colore storico del marchio Riva, ma è all'interno che troviamo gli elementi più esclusivi. Dalla plancia al pomello del cambio, dal battitacco ai sedili in pelle poltrona Frau color avorio. La compatta Fiat assume dunque i connotati di un motoscafo, e non uno qualunque, ma uno tra i più raffinati che ci siano, come Acquariva Super, erede del mitico Acquarama del 62, status symbol di regnanti, magnati e divi per oltre 30 anni e ancora oggi oggetto di culto. Non è una rivoluzione, ma senz'altro un profondo restyling, quello della Zafira. Più elegante e più spaziosa e flessibile, più connessa col mondo, è la monovolume per antonomasia. Se la concorrenza si è trasformata e piegata alle mode andando incontro al mondo dei crossover, Zafira rimane fedele alla filosofia dei monovolume e, visti i numeri, perché darle torto?
Un'auto tuttofare dalla caratteristica flessibilità dello spazio interno che soddisfa tutte le esigenze tipiche di una famiglia numerosa e di chi la usa per lavoro. E se non bastasse, ecco una caratteristica che l'ha resa famosa tra le famiglie, quei preziosi 7 posti a sedere, con gli ultimi 2 sedili che all'occorrenza scompaiono per far posto alla credenza del salotto. Colpisce il nuovo design, specie nel frontale, che le assicura una forte personalità. All'interno ecco la plancia fluida e un abitacolo completamente riprogettato che racchiude tutti i sistemi d'ultima generazione già visti su Astra. Grandi contenuti tecnologici di sicurezza, sicurezza 4.0 e poi connettività 4.0, perché grazie ai sistemi di Apple CarPlay e Android Auto è possibile replicare gran parte dei contenuti del proprio smartphone sullo schermo del telefono, e poi grazie a OnStar tutte le Zafira sono già predisposte per il Wi-Fi, che sarà disponibile in Italia solo con OnStar da fine 2016. E sotto il cofano motori per tutti i gusti ed esigenze, diesel, benzina o metano, da 120 o 200 cavalli, da 1.400 di cilindrata fino a 2.000. Nel mondo delle supercar ci sono nomi mitici che hanno fatto la storia. Porsche 911 Targa è uno di questi, forte di mezzo secolo alle spalle e con una schiera di appassionati praticamente infinita. Sederci al volante della versione 911 Targa 4S è quasi un'esperienza mistica, in grado di farci emozionare sin dal primo latrato sordo del motore. La potremmo definire l'interpretazione in chiave moderna di un classico senza tempo. Esteticamente abbiamo di fronte una 911 coupé, dotata del tipico roll bar e al quale sono stati modificati il lunotto, ora più avvolgente, e le superfici vetrate, che si estendono fino alla fiancata. Dotata di una cappotta in tessuto ad azionamento elettrico che si apre e chiude in meno di 20 secondi, la supercar teutonica è contemporaneamente elegante e sportiva, con cerchi multirazzi e 4 terminali di scarico. Su strada la 911 Targa 4S svela subito tutta la sua potenza, con il motore 3 litri 6 cilindri boxer da 420 cavalli che non tradisce il sound rauco e cattivo di sempre. Appena ci mettiamo in moto la vettura si scatena grazie a questo propulsore che spinge come un forsennato anche ai bassi e medi regimi e alla coppia di turbocompressori che permettono allunghi poderosi sino a 7500 giri. Non stupisce quindi che il livello delle prestazioni sia eccezionale. Accelera da 0 a 100 in 4 secondi e raggiunge una velocità massima superiore ai 300 km orari. Cosa volere di più? Probabilmente solo un conto in banca è in grado di permetterci di guidare questa puro sangue, visto che il suo prezzo sfiora i 140.000 euro. Grinta, tecnologia e raffinatezza sono le parole chiave della serie speciale Renault Hypnotic, disponibile per i crossover del marchio d'Oltralpe, i nuovi Captur e Kadjar. Ed è proprio quest'ultimo che mettiamo alla prova, equipaggiato con la motorizzazione DCI 130 cavalli e la trazione integrale 4x4. Basata sul livello di equipaggiamento Intense, la serie speciale Kadjar Hypnotic aggiunge cerchi in lega da 19 pollici Extreme Black, gruppi ottici Full LED, telecamera di parcheggio e retrovisori specifici. All'interno troviamo invece i sedili anteriori riscaldati e quello del conducente a regolazione elettrica, ma anche sellerie in pelle carbone scuro, con volante e dettagli con cucitura a contrasto rosse. Ed è disponibile in 6 colorazioni esterne, tra cui l'affascinante tinta rosso passione dell'esemplare in prova.
La motorizzazione 1.6 DCI ha prestazioni brillanti e consumi contenuti, uno scatto da 0 a 100 completato in 11 secondi e percorrenze reali che non sono troppo distanti da quelle dichiarate dalla casa. Insomma, Renault Kadjar Hypnotic si propone come una serie speciale raffinata e ben equipaggiata, con un buon rapporto qualità-prezzo e motori brillanti e poco assetati di carburante. Compatta e stilosa, sembra questa la filosofia dell'Audi A1 con carrozzeria a 5 porte, o Sportback, come dicono in casa Audi. Rispetto alla sorellina a 3 porte, qui si guadagna tanta praticità e i primi a ringraziare sono i passeggeri dei sedili posteriori. Per il resto è esattamente quello che ci si aspetterebbe da un Audi, materiali pregiati e assemblaggi che traspirano Germania da tutti i pori. Il tutto posizionato su quella che per dimensioni è un'autentica auto da città, infatti siamo sotto i 4 metri di lunghezza. Gli ingombri la rendono perfetta per i centri urbani, ma anche viaggiando fuori porta la più compatta dei 4 anelli si comporta egregiamente. Il montante sinistro del parabrezza sacrifica un po' la visibilità anteriore, ma è un peccato veniale ed è compensato ampiamente dalla precisione dello sterzo e dalla tenuta di strada che ci saremmo più facilmente attesi da una piccola vettura sportiva. Le prestazioni del 1.6 TDI da 116 cavalli che abbiamo provato rendono la 1 un'auto completa, capace non solo di destreggiarsi nella realtà cittadina, ma anche di prendere il largo per percorsi più lunghi. Complice di questo è la scheda tecnica che racconta di prestazioni brillanti. Il TDI da 116 cavalli consente uno sprint da 0 a 100 km/h in 9 secondi e mezzo, per una velocità massima di 200 km/h. A tutto questo poi si aggiungono i consumi, appena 3,7 litri ogni 100 km.